Sì, IDEM è estremamente importante per le biblioteche digitali perché facilita agli utenti l'accesso alle risorse informative elettroniche e anche a servizi che le università offrono. Quindi sicuramente per le biblioteche è un grosso salto in avanti, è una cosa importante perché noi verifichiamo spesso questo problema da parte degli utenti che vogliono accedere a una serie di risorse, come dire, commerciali, e in genere vi accedono attraverso la rete di Ateneo, e dare loro la possibilità di poter accedere da remoto, dal proprio telefonino, dal luogo in vacanza dove sono, a queste risorse è molto importante. E le esperienze con i proxy, anche se con i proxy sicuri, con le VPN, non risolvono, come dire, tutti i problemi. Quindi l'idea di avere una federazione italiana di autenticazione e di autorizzazione è una cosa estremamente, come dire, importante. Forse da parte delle stesse, come dire, università o dei sistemi bibliotecari bisognerebbe, come dire, informare anche di più le proprie istituzioni e invitarle ad aderire, perché adesso non tutte le università italiane, non tutte le biblioteche aderiscono di fatto alla federazione. Quindi questa è una cosa che andrà, come dire, fatta presto. Quindi gli utenti devono rendersi promotori del servizio. Sì, certamente, soprattutto forse le biblioteche dovrebbero appunto, come dire, far conoscere, le biblioteche di quelle università che hanno già aderito alla federazione, che mettono a disposizione l'accesso ad alcune risorse informative o servizi degli Atenei che fanno parte della federazione, dovrebbero certo far conoscere agli utenti questi servizi, perché sembrerebbe che per ora questi servizi non sono conosciuti abbastanza. È vero che noi siamo in un ambiente ibrido in questo momento, perché gli utenti accedono ancora dall'indirizzo IP quando sono nella rete di Ateneo, utilizzano ancora i proxy perché ci sono la VPN e quindi spesso non conoscono l'esistenza anche dell'accesso attraverso federazione. Poi l'accesso attraverso federazione ha ancora dei problemi perché spesso le interfacce non sono così intuitive per gli utenti. Quindi questo è un impegno che invece dovrebbe essere fatto sia da parte della biblioteca che dell'istituzione, cioè rendere l'interfaccia, come dire, più facile, più intuitiva all'utente finale, così come i service provider anche loro dovrebbero andare in quella direzione, come dire, bisogna semplificare l'accesso all'utente. Sicuramente le biblioteche dovranno informare, come dire, gli utenti e forse anche istruirli, ma l'istruzione dovrebbe essere minima, come dire, in qualche modo dovrebbe essere quanto più intuitiva possibile per l'utente, come dire, finale. E qui secondo me c'è un po' un problema dal punto di vista delle biblioteche, perché in genere le biblioteche poi tendono a preferire che gli utenti accedano dal portale della biblioteca o dalla pagina dell'istituzione. Invece forse noi dobbiamo pensare che è importante permettere l'accesso all'utente da qualsiasi punto di accesso, che può essere Google, Google Scholar, il proprio, come dire, telefonino, non so, anche una piattaforma di social network che permette di accedere, come dire, a delle risorse. Non dobbiamo obbligare in qualche modo gli utenti a dover, come dire, passare per forza attraverso quelle che sono delle pagine dell'istituzione. È importante che l'istituzione faccia delle pagine, come dire, quindi abbia un'interfaccia facile per l'utente, ma bisogna anche pensare che i punti di accesso potranno essere sempre di più, come dire, diversi, no? E quindi questo chiede anche ai bibliotecari un po' di porsi, come dire, in un'ottica diversa. Cioè, l'accesso tramite la biblioteca è importante, ma l'obiettivo nostro è permettere, come dire, un accesso agli utenti, non importa da dove provengono. Come dire, secondo me il bibliotecario dovrebbe anche acquisire maggiori competenze sugli aspetti dei metadati, cioè anche lavorare, come dire, più a stretto contatto anche con chi gestisce, come dire, le reti, perché poi ci sono tutta una serie di problemi che andrebbero affrontati, come dire, insieme. Invece in questo momento spesso, come dire, la comunità dei bibliotecari e quella degli informatici, anche all'interno degli Atenei, come dire, non si parlano, oppure parlano linguaggi diversi per cui di fatto non, come dire, comunicano, no? Sicuramente le biblioteche hanno anche delle perplessità su queste appunto federazioni, sono molto preoccupate rispetto ai dati della privacy, alle informazioni che potrebbero essere, come dire, gli attributi che potrebbero essere comunicati ai service provider, specialmente a quelli commerciali, quindi temono che questi ultimi finiscano per avere una serie di informazioni che non dovrebbero avere, che poi possono utilizzare, come dire,
per scopi che le biblioteche non vorrebbero, per i quali non vorrebbero che fossero utilizzati, ma secondo me queste molte volte, come dire, tutto questo nasce dal fatto che non ci si parla, no? Perché se vai a vedere anche nel mondo delle federazioni invece queste, come dire, problematiche, quali quelle della tutela dei dati, sono estremamente, come dire, sentite, no? Così come quello di migliorare le interfacce di accesso sia da parte dei service provider che delle istituzioni. E io vorrei ricordare poi alle biblioteche che esiste appunto la NAISO, questa organizzazione nazionale americana che si occupa di standard, ha da poco appunto rilasciato queste raccomandazioni per il single sign-on, quindi per questo accesso, come dire, autenticato, come dire, sicuro, e in queste appunto raccomandazioni invita sia i fornitori di servizio, quindi gli editori, ma anche le biblioteche e anche la comunità degli utenti a lavorare, come dire, insieme per migliorare le modalità, come dire, di accesso e di servizio. Ma questo è nell'interesse di tutti, cioè degli utenti finali, delle biblioteche stesse e anche dei fornitori di servizio.